E Radio Radicale, siamo con Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia della Commissione Bilancio eh, per documentarvi su quello che sta succedendo sul MES. Allora, ieri sera quando tutti abbiamo appreso dell'accordo sul patto di stabilità pensavamo che sarebbe, questa cosa sarebbe stata una formalità. Invece oggi il Movimento 5 Stelle a sorpresa che vi ha pungolato tutta questa settimana sul MES non si è presentato. Eh, frato Ianni e il PD, hanno, cioè il Sinistra Italiano e Verdi hanno votato, eh, hanno dato parere favorevole al MES e anche voi, eh, diciamo, Forza Italia, si è astenuta e voi e la Lega avete dato parere negativo. Adesso che succede in aula? Adesso succede in Aula che verrà votata la PDL sul MES presentata dalle attuali opposizioni. Non si capisce tra l'altro per quale motivo presentare adesso uh, la ratifica uh, di un trattato che in realtà è in vigore da tantissimo tempo e le cui modifiche eh, sono state decise da Conte con il Partito Democratico alla maggioranza. Quindi è assurdo che il Movimento 5 Stelle non si sia presentato oggi. Che uh, poi è contra resta contraria al MES, credo. Eh sì, però l'hanno sottoscritto loro, sì, cioè, lo loro dichiarano la contrarietà, però poi di fatto quando. L'altro giorno potuto... Dell'Olio mi ha spiegato che lo eh. hanno fatto perché vi vogliono mettere con le spalle al muro. ma quali Questa è la, al motivazione, muro? <ride> la motivazione che ha ma no, detto ma, ma quali spalle al muro? Eh, loro hanno eh, sottoscritto quelle modifiche al MES quando Conte tra l'altro non era neanche più presidente avrebbe dovuto fare solo gli affari uh, ordinari senza passare dal Parlamento e oggi ci dicono che cioè, no, oggi non si presentano e quindi non voteranno sul, uh, sul MES, cioè non voteranno sul testo Uh, sottoscritto da Conte. Cioè, è una follia, lo capisce, no? che poi diciamo, quando ci insultano in aula diventa facile insomma, okay. uh, rispondere. Detto questo, il tema del MES è che quel trattato non prevede procedure uh, aggravate all'interno del Parlamento al fine di effettuare i controlli sulla spesa. Per cui è chiaro che oggi sottoscrivere un trattato non vuol dire immediatamente versare, ma noi ci potremmo ritrovare domani di fronte alla richiesta del MES di versare il dovuto. E questo per noi non solo è un tema della Commissione Bilancio e che va affrontata politicamente dalla Commissione Bilancio, ma è un tema sostanziale. E quindi siccome non siamo abituati a fare le cose Diciamo tanto per, eh, approfondendo la questione relativa al trattato, abbiamo deciso che a noi quelle modifiche volute dalla sinistra non ci piacciono. Quindi adesso avremo il tempo di discutere anche in Europa di come modificare al meglio il trattato. E teme una reazione dei mercati oppure. L'avete fatto, avete fa è arrivata in Aula al momento giusto, dopo che avete raggiunto l'accordo sul patto di stabilità e questo non provocherà nessun... Ma guardi, io personalmente non credo che ci saranno grandissime reazioni da parte dei mercati. Il, la questione del MES in realtà eh, il salvabanche poi, no? perché il MES rimane c'è cioè, e, e tutti, possono, tutti gli stati europei possono accedere indipendentemente da questa ratifica da parte dell'Italia. Eh, io credo che questo sia un dibattito molto italiano, più italiano che non in realtà un dibattito europeo. Quello è un salvabanche in quanto tale deve prevedere dei meccanismi che mettono in sicurezza anche eh, le banche italiane che sono in Europa quelle eh, che in realtà eh, godono certo. di migliore salute. Eh, eh, abbiamo un problema con Forza Italia oppure... No, nessun problema con Forza Italia. Eh, noi siamo una coalizione democraticamente eletta che esercita la democrazia al suo interno, per cui sul MES siamo sempre stati con posizioni diverse e abbiamo semplicemente ribadito queste posizioni diverse. Si aspetta, sinistra italiana e verdi hanno votato a favore? E loro, eh sì, certo, perché io ho dato parere contrario, e quindi loro. Uh... È sorpresa che sinistra italiana e Verdi abbiano sposato la logica del MES. Ma guardi, secondo me sì. Secondo me sì, ma secondo me è tutto diciamo, molto confuso perché poi anche in Commissione eh, i colleghi dicevano che comunque c'era il, il passaggio all'interno del Parlamento italiano, è già previsto, però il, la procedura autorizzativa non è una procedura di merito ma è una procedura eh, di metodo e, e quindi sostanzialmente non serve, non serve a niente. Quindi ho visto molta confusione e credo che nessuno si sia in realtà andato a leggere in maniera attenta il trattato. Grazie come sempre Elenia Lucaselli, Fratelli Italia.